Buonasera dal telegiornale di Imperia TV. Un vasto incendio di probabile origine dolosa ha distrutto un deposito di rifiuti industriali di Cairo Montenotte. Dalle fiamme si è sviluppata una densa nube di fumo e ora c'è preoccupazione per la possibile presenza nell'aria di sostanze tossiche. Vediamo. Un incendio sviluppatosi ieri sera in un deposito di rifiuti della FG Riciclaggi a Cairo Montenotte ha tenuto impegnate squadre di vigili del fuoco di Cairo, Savona, Albenga e Genova fino a questa mattina, mobilitati anche volontari della Protezione Civile, Polizia Municipale e Carabinieri. In fiamme anche plastiche e pneumatici che hanno creato una preoccupante nube tossica, tanto che i sindaci di Cairo e Carcare hanno disposto la chiusura delle scuole e invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre delle abitazioni. Oggi l'ARPA ha avviato una serie di analisi e accertamenti per verificare l'inquinamento atmosferico provocato dal rogo. Sulle cause che hanno scatenato il devastante incendio, l'ipotesi più probabile appare quella dell'atto doloso. La FG Riciclaggi SRL, nata nel 1990 per occuparsi del recupero e dello smaltimento di rifiuti industriali, e ha poi ampliato la sua attività anche nel settore della raccolta differenziata. Oggi a Cairo Montenotte si è recato l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Insieme al sindaco e al direttore di ARPA Liguria, Giampedrone ha fatto il punto sulla situazione, anche dal punto di vista dell'inquinamento ambientale. Sentiamo. Ma direi che è una situazione che stiamo tenendo monitorata da ieri sera, è una situazione che tendenzialmente va via via migliorando anche perché il tempo ci sta aiutando in questo senso. Permane ovviamente una preoccupazione per quanto riguarda le eventuali ricadute a terra che valuteremo entro le prossime 48 ore. Sulla qualità dell'aria invece siamo molto tranquilli perché le centraline hanno dato dei segnali molto positivi, cioè che non si è mai superato alcun limite di rilevamento negativo. Direi che sarà un provvedimento più che altro cautelativo, quindi 150 metri permanentemente dall'area, diciamo, interessata dagli incendi, il che non vuol dire di non poter circolare in questa zona, perché immagino evidentemente che sarà solo una precauzione cautelativa da parte del sindaco, come tutto quello che il sindaco ha ben fatto fino ad ora, cioè le scuole chiuse, perché evidentemente eravamo ancora in una fase di valutazione. Tolta la valutazione sull'aria, attendiamo solo quelle delle ricadute a terra, sull'acqua e sul terreno, e poi evidentemente prenderemo tutti i provvedimenti se necessari, ma il tempo ci sta aiutando molto. Ma l'idea domani di riaprire le scuole, visto che la situazione, che era una situazione di emergenza e anche tutto sommato poco conosciuta questa notte, che ci ha costretto a prendere questa decisione della chiusura delle scuole per oggi, domani direi che ci sono tutti i presupposti perché le scuole siano di nuovo aperte. Anche perché, come è facile vedere, la situazione è decisamente migliorata. Grazie ai vigili del fuoco si può definire definitivamente spento l'incendio e questo ci aiuterà anche con tutte quelle che sono le prossime valutazioni che potremo fare con calma e potendo ragionare anche su eventuali ulteriori provvedimenti. Ma credo che, al di là del fatto di non far venire curiosi qua intorno nel giro di 150 metri dall'area, altre precauzioni non sarà più il caso di prenderle. Beh, per quanto riguarda tutti i livelli, stiamo monitorando un pochino tutte quelle che sono appunto i livelli che possono dare preoccupazione. Già da questa notte sono intervenuti i nostri tecnici, ma ricordo che le quattro centraline più il mezzo mobile che sono nelle vicinanze hanno sempre funzionato e anche questa mattina ho i dati freschi freschi, sono riusciti a dare quello che è l'andamento di queste giornate, proprio per verificare quello che è l'andamento dopo il fatto, l'incendio avvenuto, che non ha dato grandissimi pensieri per fortuna, perché l'andamento dei dati per quanto riguarda toluene, PM10 e quant'altro, eccetera, per fortuna non è al di sopra della media in maniera importante. Anche per quanto riguarda l'attenzione che abbiamo per il tema delle diossine, perché ovviamente essendo un impianto di trattamento di rifiuti, presumiamo possa essere bruciate plastiche o gomme o quant'altro e quindi presumiamo di poter riscontrare dei parametri di diossine, magari in qualche caso che abbiano sforato. Però il tema delle diossine è un tema molto particolare perché la verifica in laboratorio di diossine è una verifica che ha dei tempi lunghi, particolari, e pertanto nell'immediato e immediati giorni non potremo avere ancora questo riscontro. Per l'aria riusciamo anche in questa settimana, speriamo venerdì, daremo priorità massima a tutti i nostri laboratori per poter dedicarci in prima battuta a solamente a queste tipologie di verifiche. Per quanto riguarda invece acqua e terreno, qualche giorno in più.
A seguito dell'incendio di Cairo Montenotte è intervenuto anche il direttore regionale della Corpagliano, che ha puntato il dito contro il business legato allo smaltimento dei rifiuti. Pagliano ha ricordato come il grande giro d'affari attiri l'interesse delle mafie, che non esitano a compiere attentati, come sembra essere stato quello di Cairo della notte scorsa. Per la Coldiretti a pagarne le conseguenze sono poi i cittadini, l'ambiente e quindi i coltivatori. Per questo Pagliano ha deciso di insediare pericolosi in zone urbane e a vocazione agricola. Vertice questo pomeriggio in comune a Imperia per affrontare la situazione dei 30 lavoratori del porto turistico nuovo del parte di Goimperia, i particolari in un servizio. Questo pomeriggio in comune a Imperia si è tenuto il primo incontro voluto dai sindacati per affrontare la questione del futuro dei lavoratori del porto turistico. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha disposto la definitiva decadenza della concessione in capo alla Porto di Imperia Spa, la società comunale Goimperia non ha rinnovato il contratto di affitto di azienda dai curatori fallimentari della Spa e la posizione dei dipendenti era legata proprio al contratto di affitto. I sindacati chiedono che i 30 dipendenti mantengano in tutto l'attuale posizione lavorativa, ma il presidente di Goimperia Roberto Balbo e il sindaco Carlo Capacci hanno fin da subito evidenziato che un'assunzione definitiva nella società pubblica potrà avvenire soltanto attraverso un regolare concorso, uno scoglio non facile da superare. Al primo incontro di oggi in comune sono intervenuti, oltre a Barbo e Capacci, la RSU aziendale, il segretario provinciale della CGIL Fulvio Ferlegara, i curatori fallimentari della Porto Spa Stefano Ambrosini, Filiberto Ferrari Loranzi e il direttore di Confindustria Paolo Della Pietra. Come ha confermato al termine dell'incontro Capacci, il futuro dei lavoratori è al centro degli interessi di tutti e ci sarà una nuova riunione nell'arco di una quindicina di giorni. I rappresentanti dei lavoratori Goimperia, le organizzazioni sindacali, l'intero consiglio di amministrazione della Goimperia, i rappresentanti della curatela fallimentare per analizzare la problematica che è sorta anche in maniera, secondo me, un po' distorta, in maniera maligna, l'ultimo giorno dell'anno, quando qualcuno ha messo in giro la voce che fossero già state inviate le lettere di licenziamento ai dipendenti Goimperia, che è una cosa che è assolutamente falsa. È vero che ci sono delle problematiche tra la Goimperia e la curatela per quanto riguarda l'affitto di azienda, che questo quindi coinvolge anche i posti di lavoro dei lavoratori della Goimperia, però tutte le persone presenti in stanza oggi hanno comunque il comune interesse di tutelare i posti di lavoro e su questo lavoreremo. Ci siamo già dati delle date, un aggiornamento costante nei prossimi giorni, una data tra circa 15 giorni per cercare di risolvere in maniera definitiva la problematica. La vicenda della piaggia di Villanova d'Albenga è seguita anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, ma c'è anche grande attenzione da parte del Ministro della Difesa, viste le produzioni realizzate dall'azienda. Lo ha evidenziato appunto ai nostri microfoni il Ministro della Difesa, Roberta Pinotti. Sentiamo. Signor Ministro, presto un nuovo incontro per la Piaggio di Villanova d'Albenga, è un momento delicato, ma anche importante che ci sia un interessamento, che si continui a lavorare a questo tavolo. Certo, ci sarà un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. Noi sappiamo dal punto di vista della difesa quanto la Piaggio sia strategica, oltre che per il lavoro, lo sviluppo, ma anche per gli interessi della difesa italiana e quindi, nello specifico per le parti che riguardano lo sviluppo dei progetti industriali, è chiaro che c'è un occhio di estrema attenzione da parte della difesa. Ecco, un bilancio del Ministero della Difesa adesso a fine legislatura, che cosa si sente di poterci dire? Beh, io devo dire che in questi 4 anni di lavoro ne abbiamo veramente macinato tanto. Non solo abbiamo dato un'impostazione nuova e moderna alle forze armate con il libro bianco, quindi ad esempio l'orientamento maggiore in quelli che sono gli scenari di nostro più grande interesse come il Mediterraneo, ma abbiamo per esempio movimentato 831 immobili su tutto il territorio nazionale che prima erano della difesa e adesso sono stati messi a disposizione delle comunità locali. E poi io non vorrei non sottolineare due questioni che a me sembrano fondamentali. La prima è l'hub per il sud a Napoli, scelto dalla NATO, cioè un luogo dove si progetteranno le politiche di sicurezza antiterrorismo e quindi sarà in Italia per tutto il Mediterraneo. E l'altro elemento, la politica di difesa europea. Su questo l'Italia è stata protagonista, ha spinto moltissimo, essere riusciti ad avere un progetto di cooperazione rafforzata e quindi finalmente un primo passo per una difesa integrata è una grande soddisfazione di cui l'Italia può andare fiera. Adesso ci fermiamo solo un istante, restate con noi.
Il ministro della giustizia, Andrea Orlando, ai nostri microfoni ha fatto un bilancio del suo dicastero. Orlando si è anche soffermato sulla situazione nelle carceri. Sentiamo. Signor Ministro, il punto sulla giustizia in questo Paese, adesso a fine legislatura, c'è stato qualche cambiamento, qualche progresso a suo avviso nell'azione di governo? Sicuramente abbiamo una situazione per quanto riguarda l'ambito penitenziario che è migliorata. Eravamo sull'orlo di una condanna del Consiglio d'Europa per violazione dei diritti umani nel 2013, oggi questo spettro non c'è più. C'è stato un miglioramento dei tempi del processo nell'ambito del civile, siamo passati dagli oltre 500 giorni del 2014 ai 360 di quest'anno. Un miglioramento del contenzioso, eravamo oltre i 5 milioni e mezzo di cause pendenti di fronte ai tribunali italiani, quest'anno si concluderà con 3 milioni e 600 mila cause. E poi abbiamo realizzato importanti investimenti, è partito il processo civile telematico, l'Italia è l'unico paese in Europa ad aver interamente informatizzato il processo civile e abbiamo fatto dopo 25 anni dei concorsi per assumere cancellieri, ne abbiamo già assunti 1600 e credo che un altro migliaio sarà assunto nei prossimi mesi. Abbiamo quindi investito risorse. Per la prima volta da molti anni siamo a pieno organico di magistrati, quindi ci sono tutte le condizioni perché la situazione della giustizia possa migliorare e possa continuare a farlo, anche perché un miglioramento è già stato registrato. Voglio ricordare che la classifica Doing Business, quella che misura le performance dei diversi sistemi giudiziari in riferimento all'attività economica, ci ha fatto salire nell'arco di 3 anni di 36 posizioni. C'è sempre comunque da velocizzare, diciamo anche dare più certezza alle pene, velocizzare i tempi del processo, e sul sistema carcerario rimane il problema dei numeri e del sovraffollamento. Il sovraffollamento c'è ancora, non è nei termini in cui l'abbiamo trovato. Gli effetti di un intervento ulteriore si vedranno nei prossimi mesi, perché uno degli ultimi consigli dei ministri ha portato a licenziare la riforma del sistema penitenziario, che prevede una serie di pene alternative al carcere e che in questo senso consentirà anche di affrontare il tema del sovraffollamento. L'onorevole Mario Tullo del Partito Democratico è intervenuto ai nostri microfoni in merito alla situazione dei porti liguri e alla necessità di sviluppo. Tullo ha anche parlato delle prossime elezioni politiche in Liguria per il PD. Sentiamo. Onorevole Tullo, lei si è occupato in modo particolare della portualità, di riorganizzare anche la portualità. Ecco, il sistema Liguria a che punto è? Qual è il giudizio? Ovviamente la Liguria ha una realtà portuale fortissima, perché noi facciamo il 40% del movimento delle merci in Italia. La recente riforma del Rio ha riordinato soprattutto le governance dei porti, facendo le autorità di sistema portuale, che sono un sistema più razionale, che mette in sinergia Genova con Savona, La Spezia con Massa Carrara, e da questo punto di vista ci sarà la possibilità di centralizzare anche meglio quelli che sono gli obiettivi. Ecco, ci sono poi i porti turistici. Imperia è un po' un caso particolare perché c'è stata tutta la vicenda Caltagirone, ben nota. Secondo lei quali possono essere gli sbocchi da questo punto di vista? Uscire dalla secca, diciamo. Ovviamente, al di là della vicenda giudiziaria su cui, diciamo, spetta ad altri dare giudizi, questa realtà territoriale, Imperia, insomma, e non solo, con molte marine nautiche, hanno un potenziale incredibile dal punto di vista di quello che è non solo, diciamo, il turismo, ma appunto quello che può esprimere in termini di posti di lavoro legati alla nautica. Noi anche da questo punto di vista in questa legislatura abbiamo riorganizzato il sistema della nautica, abbiamo rivisto il codice della nautica da diporto, quindi ci sono tutta una serie di sburocratizzazione, di snellimento delle procedure che aiuteranno molto il settore, che anche al recente salone nautico le misure che abbiamo adottato, compreso quella assurda promossa dal governo Monti della tassa di stazionamento per le barche grandi, fa sì che il settore è in grande espansione, quindi io credo che una ricaduta positiva ci possa essere anche per il territorio di Imperia.
Ecco, una domanda dal punto di vista politico sempre relativa alla Liguria. Il centro-sinistra, il PD aveva fatto l'amplen, adesso come si guarda al futuro dal punto di vista delle cariche parlamentari? Perché c'è anche questo aspetto, voglio dire, da affrontare con le prossime politiche. I numeri cambieranno? Noi abbiamo avuto 15 anni in questa regione, io ho avuto il compito di segretario regionale sia dei Democratici di Sinistra, poi segretario regionale, il primo segretario del Partito Democratico, in cui diciamo, le vincevamo tutte, anche le assemblee di condominio, quelle che sono più difficili da vincere. Adesso il vento è un po' cambiato, no? Anche per errori nostri, limiti nostri, e le prossime politiche le guardiamo con un relativo ottimismo, cioè nel senso che c'è la difficoltà complessiva, ma vi sono anche le cose che possiamo rivendicare. Per quanto riguarda le candidature, dipenderà molto da quello che nelle prossime settimane svilupperanno gli organismi dirigenti del partito. Al momento per la Lega Nord non si fanno nomi ufficiali sulle prossime candidature alle elezioni politiche, ma si parla di programmi. Ad evidenziarlo è stata Sonia Viale, vicepresidente della regione ed esponente del Carroccio. Sentiamo. In vista delle politiche del 4 marzo, si candida per la Lega? Un movimento, in questo caso la Lega, da sempre mi ha visto a disposizione del partito, nella buona e nella cattiva sorte, come si suol dire. Quindi io amo con passione quello che faccio in questo momento. Non mi aspettavo di fare l'assessore alla sanità, l'ho accettato, è un lavoro molto duro, lo sto facendo, penso, al massimo delle mie possibilità, vorrei continuare, ma sono a disposizione del mio partito. Ma le hanno chiesto di candidarsi? No, in questo momento non hanno ancora chiesto a nessuno e sono in divenire, come ha detto anche il segretario Salvini, prima dei nomi, programmi e accordi. Lo Bosco, Lauria e Cacciatore hanno firmato il poker per la Sanremese sul campo del Viareggio. La gara si è chiusa a vantaggio dei matuzziani per un 4-2. Vediamo. Alla ripresa dopo la pausa natalizia, la Sanremese si regala 3 punti d'oro nella tana del Viareggio e apre il girone di ritorno con il successo sul campo di una delle big del girone E. Con una prestazione determinata, i matuzziani superano 4-2 il Viareggio e staccano in classifica le dirette inseguitrici mantenendosi a -1 dalla vetta. La gara parte subito in salita per la Sanremese. Dopo solo 4 minuti il Viareggio si porta in vantaggio con un'azione dalla sinistra, tiro respinto da Gavellotti e Lamioni, in sacca. Al 13° la Sanremese trova il pari, cross dalla sinistra di Gagliardi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Lo Bosco la tocca sul primo palo e mette in rete. Al 25° arriva il gol del vantaggio per la Sanremese. Lauria realizza un calcio di rigore insaccando sotto la traversa alla destra dell'estremo difensore. A guadagnarsi il penalty è Gagliardi che dalla sinistra entra in area e viene sgambettato da un difensore avversario. A 15 minuti dal termine della prima frazione il Viareggio trova la rete del 2-2. Pappi da solo colpisce su calcio d'angolo. Ma è nella ripresa che la Sanremese confeziona la vittoria. Al 53° i biancoazzurri tornano in vantaggio con un gol di Lauria, che sigla così la sua doppietta personale. Dopo un articolato giro palla, Lo Bosco si smarca e tira. Il portiere avversario para, il numero 10 matuzziano è abile a insaccare sulla respinta. 3 minuti più tardi il Viareggio resta in 10 per l'espulsione di Guidi, allontanato dal direttore di gara per proteste. Ma al 69° la Sanremese perde la superiorità numerica per via dell'espulsione di Scalzi per fallo di reazione. Al 75° la Sanremese chiude i giochi. Cacciatore anticipa tutti e insacca di testa la rete del definitivo 4-2 su cross di Costantini. L'ultima occasione degna di note è al minuto 89° quando Costantini conclude e colpisce il palo. Al 90° c'è tempo anche per l'esordio del neo acquisto Bozzi, attaccante classe 99, arrivato in settimana dalla primavera del Novara. Al triplice fischio, grande festa per la squadra, per i molti tifosi arrivati da Sanremo in pullman. E adesso torna l'angolo di Daniele Lacorte, che oggi ci parla delle aspettative per questo 2018.
L'Epifania tutte le feste porta via, così l'angolo torna quotidiano per cercare di mettere a fuoco fatti e fatterelli che costellano il nostro bel paese. Notizie che a volte fanno sorridere e spesso però fanno piangere. L'anno nuovo non sappiamo ancora cosa ci abbia portato di veramente nuovo. La tensione a livello mondiale legata alle bizze del presidente degli Stati Uniti piuttosto che a quello della Corea del Nord ci tengono con il fiato sospeso. A volte le notizie cadono sotto i nostri occhi per far sì che il popolo non si accorga che le tariffe di gas, energia elettrica e autostrade sono lievitate a dismisura. Ci chiediamo che differenza ci sia tra l'inizio del 2017 e quello appena nato. La politica non ci fa ben sperare. Le lotte interne per il potere di questo o di quell'altro partito non possono lasciarci indifferente. Pensano tutti alle poltrone e per i programmi sparano raffiche di stupidaggini, facendoci magari credere che le casse dello Stato sono piene di soldi, che tutti pagano il dovuto tributo in tasse e che l'uscita dal tunnel della crisi è vicina. Beati semplici quelli che ci credono, quelli che magari si accontentano di un bicchiere di vino e di una bella cantata. Da sempre ci sono quelli che vedono sempre tutto azzurro, un po' come il prete di Borgomaro che in chiesa ha salutato gli 80 anni di Adriano Celentano facendo cantare ai fedeli il celebre motivo scritto da Paolo Conte e portato al successo proprio dal molleggiato. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Beh, forse sarebbe meglio fosse un po' più roseo e non solo per i credenti. Io al momento di chi via i venti e poi i cantieri sull'autostrada dei fiori. Del prevedibile consueto aumento del traffico in concomitanza delle festività natalizie e di fine anno, lungo il tronco A10 Savona Ventimiglia, confine francese, sarà vietata la posa di segnaletiche, salvo per interventi imprevisti aventi carattere di estrema urgenza, come di seguito indicato, dalle 8 alle 24 di venerdì 22 dicembre in direzione Francia su tutta la tratta, dalle mezzanotte di sabato 23 dicembre alle 12 di lunedì 9 gennaio in entrambi le direzioni su tutta la tratta. Vediamo adesso le previsioni meteo dei prossimi giorni. Domani, martedì 9 gennaio, nelle prime ore ancora piogge e temporali diffusi, in particolare su Centro Levante. Dalla mattinata tendenza ad attenuazioni dei fenomeni, con qualche schiarita a partire da ponente. Tuttavia la persistenza di un flusso umido dai quadranti meridionali determina un contesto di variabilità con possibili piovaschi. Umidità su valori alti, venti in prevalenza moderati dai quadranti meridionali, con locali rinforzi sui capi del ponente e sui rilievi. Mare molto mosso, localmente agitato nelle prime ore, in calo a partire dalla serata. Dopodomani, mercoledì 10 gennaio, nuvolosità variabile a ponente, in prevalenza nuvoloso su Centro Levante, con possibilità di piovaschi o locali rovesci, in particolare nella prima parte della giornata. Umidità su valori alti, venti deboli in prevalenza dai quadranti meridionali, in rotazione da nord e nord-est a ponente. Mare mosso in locale calo fino a poco mosso la sera su Genovesato e Savonese. E siamo giunti in chiusura, grazie per essere stati con noi. Buona serata!